spiego, io qua vengo al New normalmente per fare delle interviste di sport, invece oggi ci ho trovato la tua voce. Intanto complimenti, ma il messaggio che vuoi lanciare qual è? Il messaggio che voglio lanciare è che sono riuscito in qualche modo, dopo due anni, non proprio entusiasmanti, un po' per tutti, per il mondo in generale, ma io poi ho avuto poi una sorta di una vita un po' instabile in questi ultimi due anni. Finalmente sono riuscito a liberarmi di tante cose, sono tornato un po' a respirare e sono riuscito a scavare un po' verso questi substrati che appunto rimanevano intrappolati anche sotto la mia pelle, sotto il mio. E sono riuscito a raccontarmi, non più solo grazie alla musica, ma anche al colore della tela, come un po' doveva essere, perché poi sono un ex studente di studio d'arte, quindi la mia strada deve essere un po' quella. Poi la musica mi ha preso in prestito la vita, la musica mi ha un po'. E adesso sono ritornato veramente anche se lo dire a casa, scoccare le mani a cercare di buttare fuori il mio vero io, cercando di fare. Come appunto la mia prima volta per l'appunto, però anche la mia prima volta dopo tanti anni, questa appunto dove stiamo dando le spalle. Questo è stato il quadro che sono più attenzionato perché. Mi ricordo benissimo un momento in cui ho deciso di uscire fuori dalla comfort zone delle mura domestiche e quindi prendermi uno studio e fare questa piccola scommessa in un quartiere dove sono nato, cresciuto, che rispetto, che amo, nel quartiere di Saione, nonostante quello che se ne dice, appunto un quartiere dove io che provo un amore immenso, quindi di trovare casa lì, sono arrivato veramente nel mio studio, ho posato questa opera accanto al muro e mi ricordo proprio ho volato, cioè proprio mi sono messo lì e ho iniziato a dare tutto quello che ho detto, infatti è di conseguenza anche forse l'opera più confusionaria che ho esposto oggi, perché qui sono veramente esploso, tutto quello che avevo dentro l'ho proprio puntato, poi mi sono un po' ripulito negli altri, ma questa è stata proprio la prima in cui ho messo a mano. Come la musica. Si inizia da adolescenti buttando dentro tutto quello che ci viene in mente, facciamo questo, quest'altro, e poi dopo a mano che cresci inizia anche un pochino più a ripulirti, ok, allora potrei cantare in questo modo, potrei. Però la scorrettezza in cui fai anche le cose, io credo molto anche nella non perfezione, in un mondo dove si insegue per forza la perfezione, io penso che l'imperfezione si sia sentita delle volte più che, perché ti rendi umano l'imperfezione, quindi ben venga e mi venga anche a fine da. Ecco, penso che più imperfetto di questo mio primo dipinto, da lì poi ho capito appunto dove dovevo andare a togliere un po' di più, dovevo anche un po' calibrare il colore, però questo è proprio stato la prima, quindi la prima volta non si scorda mai. La tua idea, immagino. Sì, esattamente, mi sono abbassato, il mio grande amore, che poi è appunto anche l'animazione, il fumetto, ho preso il prestito per appunto vedere la tecnica del collage. Questo personaggio da Nagella di Sistema Gelli, perché è appunto un cartone animato giapponese, e io ero appassionato appunto anche di animazione giapponese, e questo poi infatti sono io che dietro ha il suo mondo che esplode, però sono di colori, quindi non c'è solo il nero, c'è il giallo, c'è il bianco, c'è un sacco di. E io un po' quasi spaventato, però pronto ad affrontare anche questa avventura che non pensavo. E appunto oggi di essere qui a Lugano ad appendere e a far vedere i miei quadri, che per me è un sogno, una cosa. Immagini tu, sai, io sono un calcione proprio malato e tu mi ricordi due persone, Diego Maradona e il signor Nicchi. Chiaramente Diego Maradona penso che sia proprio nel mondo, poi chiederemo anche meglio a mio babbo, chiederemo, però penso che a questo punto a 36 anni penso averla capito. Il mio Diego viene da me, Diego lì, sicuramente, perché insomma io sono nato nel 87, quindi stavo parlando appunto degli anni d'oro, quindi io vengo da, vabbè, poi il signor Nicky Marcello, che appunto è mio zio, e io però sono un po', diciamo, la pecora nera della famiglia, perché quando, la pecora nera è stata inteso nel senso buono, però in una famiglia di sportivi, il babbo c'era una caccia, che comunque sia una carriera nella villaggio,
Io sono un po' scappato anche da questo, ovvero mi sono ritirato più nel mio mondo fatto di musica, di arte, e non è facile con una famiglia che scommette tutto anche sullo sport, su dire guarda che io, e quando poi riesci all'interno della famiglia, che comunque sono amanti del calcio, ma dello sport, far valere anche la tua parte, quella più, ecco, la soddisfazione di un altro, che mi ha coraggio quando mi mamma dice guarda, mi ha un po' deluso come calciatore perché ti volevo un po', però anche prima mi fa vedere che guarda così che tutto mi riempie con le gioie. Questo vuol dire che... Questo, chiaramente, come l'ho notato anch'io, perché era emozionato quando siamo entrati. Certo. E sicuramente come Maradona, come il signor Marcello Nitti, che hanno, come dire, perseguito quella che era la loro passione, te finalmente hai trovato la tua divisione. Assolutamente, esattamente. Quindi grande rispetto a Pezzo, che appunto ha fatto la carriera che ha fatto, partendo appunto da una città come Arezzo, dove è vantaggio, come tutti noi sappiamo. Maradona, insomma, non stiamo nemmeno da Arezzo, un'altra situazione ancora. E quindi insomma, porto un nome importante con me, porto una dinastia importante di un parente che nello sport ha dato il suo segno. Io ho cercato quindi di introdurmi dentro con i miei colori, la mia musica e tutto quello che è. Guarda, mi piace che ci metti tanto entusiasmo. Mi fa piacere, questo è il complimento più bello che non posso fare. Questo è il complimento più bello. Curioso come lei, la prossima opera? La prossima opera sono sempre in evoluzione, perché io non decido mai quando andare in studio, quando devo. Ci capito, come dico sempre, ci capita. Infatti appunto nella Serranda c'è proprio scritto bussate forse di apro, se sono dentro si vede la gente di apro, perché poi voglio che sia un po' la casa anche di tutti, voglio che la gente arrivi a ammirare quello che faccio tanto. Quindi questa opera non ci sta sicuramente, voglio proseguire un po' su questa sorta di colori un pochino più tenui, di ripulirmi un po' anche da tutto questa confusione, perché finalmente posso dire che è un po' la confusione passata. Quindi sono già in lavorazione le prossime opere, e io appena anche stasera staccherò dalla mia mostra, sicuramente mi torno a rintanare nel mio. E lei ci metteremo un riguardo anziché del basket, ci metteremo il calcio. Cioè, ma perché no? Assolutamente sì, si potrebbe stare anche qui, assolutamente. Io ti ringrazio. Grazie mille, grazie di nuovo, grazie.